Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della parasceve, i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Parola del Signore. Ecco, da questa liturgia della parola prendiamo due indicazioni e tutte e due hanno lo scopo un po' di vivere quello che il Signore ci ha detto nella seconda lettura, cioè l'auspicio, l'augurio, l'invito di poter comprendere l'immensità dell'amore di Cristo per noi, l'immensità che possiate conoscere, la lunghezza, la larghezza, l'altezza, la profondità immensa dell'amore di Cristo per noi. Oggi sapete che si celebra questa solennità del Sacro Cuore, che è stata originata da una serie di apparizioni, quattro apparizioni di Gesù a una suora francese che si chiama Maria Margherita alla Coque, verso la fine del 1600. E in queste apparizioni Gesù si è mostrato con un cuore in mano, come vediamo in certe immagini, e poi ha detto: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che da molti non riceve che ingratitudine e freddezze. Ecco, poi altre cose, tra cui la pratica dei 9 primi venerdì come una garanzia un po' di un cammino di salvezza. Ecco, in questa grande rivelazione noi abbiamo questa, poi è nata la festa che celebriamo oggi, è stata una festa che ha chiesto Gesù a questa suora, poi con l'aiuto di un padre gesuita e altre circostanze il Papa poi ha introdotto questa festa del Sacro Cuore nel calendario della Chiesa Universale. Ecco, un'occasione buona, come dicevo, per poter capire di più quest'amore immenso di Gesù. Noi di solito andiamo da Gesù per chiedere questo, quello, quello, ecco, dovremmo andare di più per ricevere, per accogliere il suo amore che ci viene proclamato dalla rivelazione, non solo da queste apparizioni particolari, ma da tutta la rivelazione che Dio ci ama immensamente e attraverso Gesù ci manifesta questo amore. Ecco, nella liturgia ci sono anche due indicazioni per capire meglio come possiamo accogliere quest'amore. Una è in questa immagine del cuore trafitto di Gesù, questo colpo di lancia. Ecco, questo ha un doppio significato, perché da un lato dice che quello che è morto è proprio il Messia, perché c'era un'antica profezia che diceva che all'agnello pasquale, che è Gesù, non sarà spezzato alcun osso. Ecco perché San Giovanni dice questo particolare che a noi sembrerebbe un po' superfluo, che passa il soldato, lui taglia le gambe ai due ladroni perché morissero in quel momento per il peso, ma non spezza le gambe a Gesù. Questo non è un particolare di cronaca, ma è un segno messianico, perché le profezie dicevano che all'agnello pasquale non bisogna spezzare gli ossi, e Gesù è l'agnello pasquale. Però dopo passa questo soldato
e dà un colpo di lancia al petto di Gesù. E anche qui c'è un particolare significativo, dice che da questa ferita del costato uscì sangue d'acqua. Sangue d'acqua che nell'interpretazione dei padri della Chiesa indicano i sacramenti, il sacramento del battesimo, l'acqua, il sacramento dell'Eucaristia, il sangue. E se qualcuno di voi conosce questa rivelazione di Santa Faustina Kowalska, lei anche ha visto Gesù, e da questo cuore di Gesù escono due raggi, uno bianco e uno rosso, e l'allusione è proprio a questa, il sangue e l'acqua che uscì dal costato di Gesù. Questo sangue e acqua non indica solo i sacramenti, ma indica anche che Gesù veramente ha dato tutto se stesso. Difatti noi sappiamo anche dalla medicina che quando da una persona esce l'acqua, vuol dire che il sangue è finito. Esce tutto il sangue e poi goccioline di acqua. È anche un segno che proprio Gesù ha dato tutto il suo sangue, tutta la sua vita per noi. Quindi questa immagine del cuore trafitto di Gesù è come una finestra attraverso cui noi possiamo contemplare l'amore di Gesù per noi e dire: veramente Gesù ha versato tutto il suo sangue per me, vuol dire che io sono importante per lui, vuol dire che veramente mi ama. Ecco, questo per noi. Poi c'è anche una seconda indicazione che prendo dalla seconda lettura, che ci aiuta a capire come aiutare gli altri a arrivare all'amore di Gesù, perché anche nelle apparizioni a Santa Margherita Maria Gesù ha detto: tu devi portare il mio amore nel mondo, io attraverso di te lo porterò nel mondo, il mio amore. Quindi Gesù vuol servirsi anche di noi per diffondere il suo amore. Ora questo noi possiamo farlo sicuramente a livello pratico, cercando di amare le persone, di essere misericordiosi, di rispondere ai loro bisogni. Però la seconda lettura ci indica un altro modo, forse anche più alto di questo. Nelle parole di San Paolo dice: io piego le ginocchia davanti al Padre, da cui ogni paternità e maternità ha origine, perché vi conceda di scoprire l'immensità dell'amore di Cristo. Cosa vuol dire? San Paolo sicuramente voleva bene alle persone, le aiutava anche praticamente, ma lui sapeva che questa rivelazione è anche da implorare con la preghiera, e quindi piegare le ginocchia. Quando in una famiglia un genitore eccetera ha questa fede e vuole aiutare i figli perché possano incontrare l'amore di Gesù, San Paolo ci dice che dobbiamo piegare le ginocchia davanti al Padre, metterci in una preghiera profonda e d'adorazione, affinché lui, rispondendo a questa preghiera, effonda lo Spirito Santo nel cuore dei nostri figli e delle persone che gli vogliamo affidare. Ecco, allora approfittiamo proprio di questo giorno per fare una meditazione e anche una immersione nell'amore del Signore per noi. Così sia. Amen.